Oltre ai presunti esecutori materiali dell'agguato al direttore del cantiere di lavori per la linea ferroviaria ad alta velocità TAV, ora finiscono individuati i mandanti. Due persone, i cui nomi rimangono sotto riserbo, sarebbero stati i committenti alle spalle dei tre picchiatori, tutti identificati, protagonisti dell'agguato del maggio 2023. Scenario del pestaggio, Fracanzana di Montebello Vicentino. La spedizione punitiva fu portata da un trio di sconosciuti, tutti con i volti travisati e giunti a bordo di un SUV con targa alterata. Il ferito, la cui identità è protetta per ragioni di sicurezza, fu trasportato all'ospedale d'urgenza e riportò fratture agli arti per oltre un mese di prognosi. A distanza di 4 mesi dal fatto e dall'avvio delle indagini, emersero i nomi di un trio di pregiudicati residenti fuori dal Veneto, in Lombardia, tutti italiani. Gente brutale che non si fece scrupoli prima di colpire per 11 volte la vittima con una mazza da baseball. 4 mesi per procedere alla seconda tornata di arresto, ieri mattina a Milano e provincia hanno stretto le manette ai polsi ad un 48enne e ad un 64enne, considerati allo stato attuale mandante e ideatore dell'aggressione violenta. Sono cittadini italiani.